E buongiorno mondo, abbiamo fatto una colazione veloce per goderci l'ultima mezza giornata di mare. La Simo è tristissima perché domani andiamo a Palermo, però a Palermo andremo per quell'evento che vi dicevamo ad inizio viaggio e vi sveleremo tra un po', però intanto siamo qua, guardate che bomba di posto. Quindi mezza giornata di mare, si smonta tutta l'attrezzatura del camper, si sistema tutto, si pulisce. E si parte. 60 km e siamo a Palermo. Buona giornata a tutti. Abbiamo lasciato Cefalù, la bella Cefalù, ma anche lì tanto caos e tanto turismo, per andare a Palermo, nostra ultima tappa, come vi dicevamo prima. Abbiamo già chiamato l'area sosta e ci tiene un posticino comodo comodo per noi. Siamo quasi arrivati, 10 km, si parcheggia e ci mangiamo subito uno strizzus. Uno streetfood, tipo un'arancina, e game on ragazzi, Palermo! Manca un poco meno di 2 km all'area sosta camper e siamo già catapultati nel caos tremendo del traffico palermitano. Camper parcheggiato all'area sosta di Palermo. Schiumeremo dal caldo perché ovviamente è un rabattone di asfalto senza un minimo di ombra, ma è uno dei posti più comodi per raggiungere il centro e per raggiungere l'evento, che allo stadio prenderemo i bus, perché è l'unica. Potremmo prendere le biciclette, ma col caos che c'è facciamo l'abbonamento ai bus e giriamo con quelli lì. La Simo è andata a fare la registrazione, io ho attaccato già la corrente lì, acceso il frigo e siamo pronti per girare a Palermo. A dopo. Abbiamo lasciato l'area sosta che vi ho fatto vedere prima, indovinate un po'. Prima tappa la facciamo subito in un bar pasticceria a prenderci una granita, perché come vi dicevo fa un caldo dell'ostrega e ci andiamo a rinfrescare con una granita siciliana. Grazie. Andiamo una freschina vuota. Prendiamo una e due. E finalmente la Simona si è ricreduta sulle granite siciliane, perché lei non è una mangiatrice di granita, perché dice che le dà fastidio il freddo in bocca, i denti, quella roba lì. Com'è stata questa qua della pasticceria? Che gusti hai preso tu? Io Pistacchio e mandorla. invece i miei classiconi super freschi, limone e fragola, i gusti dei bambini. Però preferisco la frutta sempre io, sia di gelati che di granite. E adesso stiamo andando in centro di Palermo, forse, ma andiamo a vedere per fare il giornaliero dei mezzi pubblici per andare poi allo stadio. A dopo! Bellini abbiamo giurisprudenza, quello di dove si è laureato il giudice Falcone e il giudice Borsellino.
E poi abbiamo una chiesa alla San Cataldo, una moschea, e accanto la Martorana, una chiesa stile bizantina, molto particolare, anche qui un matrimonio. Piazza Pretoria, detta Fontana della Vergogna. Eh sì, come avete visto, ci siamo fatti di nuovo infinocchiare con l'ape calessino, ma è troppo carino andare in giro con quei mezzi lì, anche se sono abbastanza turistici, abbastanza cari, anche se ci ha fatto un buon prezzo, diciamo un buon prezzo per un'oretta di giro a vedere i punti principali di Palermo. E adesso ci facciamo quelli aggiuntivi a piedi. Adesso siamo qui alla cattedrale controluce e proviamo a vedere se si può entrare. A dopo. Idea del casino per riuscire a comprare i biglietti della AMAT, l'azienda dei trasporti pubblici di Palermo. Tabaccai, neanche un biglietto da nessuna parte. Abbiamo girato 3 tabaccai, nessuno che ce l'avesse. Abbiamo girato 3 chioschetti proprio ufficiali dell'AMAT e nessuno aveva i biglietti giornalieri, che erano quelli che servivano a noi. Alla fine siamo arrivati nel chioschetto del tram dell'AMAT e lì è stato anche l'unico molto gentile. Abbiamo trovato il biglietto per 2 giorni, quindi 48 ore, e lo bolleremo domattina, così lo usiamo sia per andare al concerto, per tornare al concerto, e sabato mattina forse andiamo a Monreale, a Monreale, a vedere la cattedrale, giusto? E quindi sfruttiamo sti 6 euro a testa di biglietti giornalieri. Ovviamente non potevamo che finire alla buceria a mangiare street food e assaggiare un po' di cose. Adesso ci siamo presi una cipollata, che è il cipollotto avvolto nella pancetta, giusto, pancetta, e grigliato. Ne abbiamo preso solo uno in 2, così poi andiamo a provare pane e panelle, il fritto di pesce, delle crocchette, della salsiccia. Proviamo tutto e lo facciamo solo per voi, ragazzi, solo per voi. Buon appetito.
anche di provare pane e panelle, croquet e raschiature. Raschiatura. Buon appetito. Buon appetito. Vi sembrerà un déjà vu, perché come location forse la riconoscete da tipo 5 minuti fa. Siamo tornati dove fanno le carni alla griglia per assaggiare anche la salsiccia, sia quella condita che dentro ha formaggio, cipolla, cipolla, pomodoro, qualcosa di, e quella semplice che io avevo scelto, quella semplice, e una birretta, perché per mandare su tutta sta roba cosa fai? Bevi. Si mangia. Che palle. E dopo la bucceria siamo venuti anche sullo struscio commerciale di Palermo. La Simo si sta un po' arrabbiando perché la sto facendo camminare un sacco anche oggi, ma va bene così, con tutto quel che abbiamo mangiato. Fotte sega, quella si incazza. Fotte sega se la signora si incazza, dobbiamo solo smaltire tutti i grassi saturi che abbiamo ingurgitato in queste ferie. Meno del previsto, ma comunque tanti, superiore alla media dei passi che abbiamo fatto, che sono sempre stati tra i 15.000 e i 20.000 al giorno. 22. Solo, anche 22, dice. Perciò, no, abbiamo fatto anche due, quando hai fatto i 22 hai compensato con un giorno che hai fatto tipo 8.000. Quindi ci sta. 8.000 mai. Una volta almeno. Solo ieri perché sono stata a spiaggia. Ne abbiamo fatti 11.000. Allora, vedi. Vabbè, comunque, comunque fai tutto struscio. E ti fermano ogni 2x3 per chiederti: vuoi mangiare? Vuoi mangiare? Vuoi guardare il menù? Vuoi mangiare con noi? Offro io. Scivolando solo, e più velocemente riuscirò ad essere un pochino più abile.